Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, innanzitutto buongiorno, come va? Insomma, buona scuola, buon tutto. Dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare oggi, vi dico la verità, è una situazione che ha a che fare con il nostro centrocampista, perché la Juventus si sta muovendo in maniera, oserei dire, molto marcata per andare a sostituire un giocatore che all'interno della rosa quest'anno ha deluso un po' le aspettative. Diciamo che l'hanno deluso un po' tutti, le aspettative, nel senso che la squadra non ha reso come ci si sarebbe aspettata e comunque ci si sarebbe aspettati ovviamente e comunque c'è un problema, secondo me, di fondo legato anche a delle lacune di rosa che continuano comunque ad essere mostrate in ogni partita. Il problema è che comunque la Juventus probabilmente a fine stagione cercherà in tutti i modi di cedere Arthur. Arthur ovviamente ragazzi è un giocatore che conoscete tutti, è arrivato dal Barcellona 2 stagioni fa nello scambio alla pari, diciamo per facilitare anche i conti di bilancio della Juventus e quelli del Barcellona, proprio con la società in questione. Nel senso, al Barcellona andò Pjanic e a noi giustamente arrivò Arthur. E quello che sembrava inizialmente, raga, uno scambio vantaggioso per noi, perché alla fine stavamo prendendo un giocatore che in Spagna era considerato uno dei più grandi talenti internazionali e comunque era molto più giovane di Pjanic, in realtà si è trasformato in un affare che ci ha visto un po' tutti danneggiati, perché Pjanic non ha mai fatto niente al Barcellona, Arthur qui ha faticato veramente tanto, tanti problemi, insomma a fine anno probabilmente Arthur e la Juventus si separano. E nell'andare a separarsi essenzialmente ci si prova, no? E si prova ad instaurare diciamo, un affare con uno dei migliori procuratori al mondo, che è Jorge Mendes. Uno Jorge Mendes che sicuramente all'interno della Juve non è più visto bene come una volta. Vi spiego il perché, perché ci sono tante, tante, tante cose da dire e vi devo spiegare. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la campanella. Ragazzi, non vi dimenticate sta cosa della campanella delle notifiche, perché se praticamente non attivate la campanella non vi arrivano i video del canale. Quindi non potete neanche scegliere i video, non potete guardarli, quindi attivate la campanella. Inoltre in descrizione trovo ovviamente il link di OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, un'applicazione meravigliosa, secondo me straordinaria, che vi serve assolutamente per rimanere aggiornati sul calcio, è gratis totalmente. Poi trovate ovviamente anche i miei link social, quindi venite a seguire su Instagram, che qualora doveste perdere qualche video lo trovate comunque all'interno delle mie storie, perché comunque metto all'interno delle stories i link direttamente dei video, quindi venite appunto lì. Facciamo una piccola premessa. Inizialmente Allegri e la Juventus avrebbero dovuto e avrebbero voluto tenerlo Arthur per un po' di tempo, perché il valore a bilancio di Arthur è ancora molto alto. Sapete bene che purtroppo quando tu prendi un giocatore o scambi un giocatore e al bilancio scrivi un valore alto, giustamente è come se tu avessi speso quella cifra per quel giocatore e quindi tu hai bisogno di tempo per ammortizzare quel giocatore. Cioè devi predisporre un piano di ammortamento che tramite l'accumulo di quote di ammortamento vada a scalare il valore contabile del giocatore. Cioè il valore originario del giocatore viene, ovviamente il costo storico viene, diciamo, decurtato anno dopo anno che tu stai pagando le quote d'ammortamento. E poi arrivi ad un punto in cui il valore del giocatore è abbastanza basso, qualora questo giocatore non abbia reso, ed Arthur, purtroppo non ha reso come avrebbe dovuto, da venderlo sul mercato. Io non so a quanto ammonti adesso il valore attuale contabile di Arthur, credo che stia su una cinquantina di milioni. È troppo, quindi nessuna squadra te lo dà, diciamo, ti dà quei soldi cash per prendere Arthur, a meno che non incontri una squadra che, voglio dire, è polla veramente, ma la prima squadra, ripeto, che arriva non te li dà certamente, quindi la Juventus sta vagliando per Arthur varie possibilità. E una possibilità è uno scambio, questo si dice dall'Inghilterra, che per molti potrebbe essere, diciamo, effettuato tramite l'aiuto, diciamo, di Jorge Mendes. Jorge Mendes, super agente portoghese, giocatore dozzinale a calcio, ma grandissimo agente veramente di caratura internazionale, gestisce le procure, fa il procuratore e gestisce i contratti, gli interessi, i diritti d'immagine di alcuni dei giocatori più importanti comunque attualmente nel calcio, e non si è lasciato bene con la Juve, perché ad agosto, quando Jorge Mendes
comunque stava cercando di portare via Ronaldo alla Juventus, ha avuto degli atteggiamenti che alla dirigenza della Juve non sono piaciuti. Quindi essenzialmente il rapporto fra Jorge Mendes e la Juve è deteriorato. Però, raga, comunque business are business, cioè gli affari sono affari. Quindi di conseguenza si mette da parte, diciamo, anche un po' di risentimento per andare poi a concludere una serie di affari che tecnicamente dovrebbero comunque aiutare la squadra. E Mendes ha proposto negli ultimi giorni alla Juventus un suo giocatore in cambio di Arthur, che è Ruben Neves del Wolverhampton. Continuiamo sempre a girare su questi nomi, nel senso che Ruben Neves ha rinnovato il contratto col Wolverhampton fino al 2023. Quando l'ha rinnovato, aveva già detto al Wolverhampton: io non io, nel senso, vado a rinnovare, ma non proseguo la mia avventura. Nel senso, dal momento in cui arriverò a scadenza, io voglio andare via. Quando il Wolverhampton è andato da Ruben Neves, ha proposto a Ruben Neves un prolungamento di contratto, ragazzi, lì Ruben Neves ha detto: guarda, io non me la sento, voglio andare via, voglio tentare di andare in un top club. E nell'andare da un top club, quando gli è stato proposto, giustamente, quando è stato proposto a Ruben Neves, giustamente, la possibilità di andare alla Juventus, Ruben Neves ha detto di sì, nel senso che gli piacerebbe molto arrivare in bianconero, eccetera, eccetera. Il discorso però è da fare anche da un altro punto di vista. Arthur non ha nessun interesse ad andare al Wolverhampton perché non è convinto del progetto tecnico del Wolverhampton e non rappresenta per lui un salto di qualità. Ovviamente passare da squadre come quelle in cui è stato finora a una squadra che, con tutto il rispetto, come il Wolverhampton è un'ottima squadra, ma comunque una squadra che lotta, sai, per l'Europa League, quindi è una squadra un po', diciamo, diversa, con delle ambizioni diverse, eccetera, eccetera. In particolar modo Arthur gli piacerebbe, in realtà, piacerebbe molto a lui andare in Premier League, ma in un'altra squadra che è l'Arsenal di Arteta. So se conoscete Arteta. Arteta è stato anche lui un ex giocatore, ha lavorato a fianco di Guardiola tanti anni, poi circa un paio d'anni fa gli è arrivata la proposta di allenare l'Arsenal, perdonatemi. E ha detto sì, voglio allenare una squadra per conto mio, comunque voglio andare effettivamente a provare, se vogliamo, a diventare un allenatore vero, a tutti gli effetti, non solo un vice allenatore. Ed è andato lì e ha trovato giustamente un po' di difficoltà, perché l'Arsenal, insomma, è quello che è, una squadra che sta rovinata, insomma, piena di problemi di rosa, eccetera, eccetera. E già a gennaio lui aveva chiesto informazioni alla Juventus per Arthur. Aveva già detto comunque di volere Arthur a gennaio, e Arthur aveva anche accettato in particolar modo l'Arsenal. La trattativa è saltata perché la Juventus è andata a cedere Bentancur al Tottenham e quindi non si voleva cedere un altro centrocampista senza poi andarne a prendere un altro, perché è uscito Bentancur e è entrato Zaccaria. Se tu cedevi pure Arthur, dovevi andare a prendere un altro centrocampista, non c'era modo di andarlo a prendere. E in particolar modo, ragazzi, la cosa più importante e la cosa più, secondo me, straordinaria da questo punto di vista era la modalità di trasferimento con cui l'Arsenal voleva prendere sto Arthur, praticamente, perché Arsenal ha detto: noi ce lo prendiamo in prestito, ma la Juventus deve comunque venirci incontro. La Juventus ha provato in tutti i modi ad andare incontro all'Arsenal, però le condizioni per cedere Arthur all'Arsenal erano troppo a favore loro, cioè erano veramente troppo a favore loro. Si sta parlando di un prestito biennale gratuito con diritto di riscatto, quindi neanche un obbligo. Cioè l'Arsenal avrebbe voluto prendere Arthur in prestito, praticamente, ragazzi, biennale, quindi un prestito di 2 anni praticamente gratuito, quindi tu non avresti avuto praticamente nulla da loro, loro avrebbero preso il giocatore gratis. E alla fine del discorso, dopo 2 anni, se questo giocatore avesse impattato all'interno dell'Arsenal, allora in quel modo lì loro avrebbero potuto riscattarlo, forse, perché è un diritto di riscatto. Se le cose fossero andate male, loro ovviamente te l'avrebbero rispedito indietro, probabilmente con un valore di mercato dimezzato e un sacco di altre situazioni. La Juventus aveva detto anche sì al prestito biennale gratuito, con pagamento totalmente dello stipendio, pagamento totale dello stipendio loro, però non gli è andata giù il fatto del diritto di riscatto. Cioè, arriva bene, voleva l'obbligo. Dice: sì, io te lo do, però comunque voglio un obbligo di riscatto, e comunque a gennaio questa cosa qua non si può fare. Probabilmente io te lo vado a dare a giugno. Io credo che finché non scatti la possibilità di vederlo con l'obbligo, la situazione sia un po' differente. Poi, negli ultimi tempi,
Io credo che si tendano a fare tanti prestiti, no? Perché comunque lo stiamo vedendo, anche l'affare Chiesa è nato da un prestito, l'affare Locatelli è nato da un prestito, cioè tutte le squadre oggi che non vogliono spendere cifre enormi vanno comunque ad effettuare, diciamo, delle manovre economiche basate sul prestito, perché comunque ti aiutano, ad esempio, a non dilapidare subito il tuo capitale. Ti aiutano a provare quel giocatore qualora dovesse essere adatto all'interno della squadra e ovviamente, ragazzi, ovviamente ti aiutano anche a renderti conto della condizione di quel giocatore. Solo che quando tu fai un prestito, te devi rendere conto che o lo fai con l'obbligo, o lo fai col diritto è raro che qualcuno te lo conceda, a meno che non si tratti proprio di un giocatore, dice, sai, un giocatore talmente rovinato, talmente che mi devo togliere dalle scatole che te lo do pure in prestito col diritto, basta e te lo togli praticamente. Ma se un giocatore è buono come Arthur, perché alla fine secondo me Arthur è un buon giocatore, è normale che da questo punto di vista qui io vada a chiedere delle garanzie. Ma è normale, ragazzi, sarebbe strano da parte mia non chiederle quelle garanzie lì. Quindi da questo punto di vista non c'è niente da dire. Io credo che il discorso relativo ad Arthur, il discorso relativo alla Juventus, il discorso relativo a Mendes sia un discorso molto particolare. La Juventus cerca un centrocampista con qualità diverse rispetto a Neves. Cioè, le qualità di Neves non sono in discussione, si tratta di un giocatore di palleggio, è bravo davanti alla difesa. Se, tra l'altro quest'anno voglio vedere un pochino come si è comportato in Premier League, ha fatto 28 partite nel momento in cui lo sto girando. In Premier League ha fatto 4 reti e 2 assist, che non è malaccio, come rendimento per un giocatore che sta davanti alla difesa. Ha una marea di provvedimenti disciplinari, 2 partite in FA Cup, niente reti, niente assist, una partita in EFL Cup, niente reti, niente assist. È un buon giocatore, 25 anni, quindi molto giovane. È un po' un clone, devo dire la verità, di Arthur, perché ha un po' quello stile di gioco basato sul passaggio corto, sul passaggio breve, è molto più bravo nella visione di gioco. Quindi essenzialmente dal punto di vista tecnico ti troveresti di fronte a un giocatore che quantomeno, ragazzi, ha la possibilità di avere una visione di gioco maggiore rispetto a quella di Arthur. Ma ripeto e ribadisco, per adesso la Juve non è convinta di questo scambio, perché comunque va detta sta cosa, nel senso non bisogna nascondersi dietro un dito, ma va detta anzi questa cosa qua, non dobbiamo assolutamente negarlo. Io credo che per il centrocampo la Juve cerchi, ripeto, altri nomi, nel senso che la Juventus a centrocampo cerca vero un mediano, cerca una mezzala sinistra, tutto quello che volete, ma cerca nomi un pochino differenti, perché comunque in relazione a tutto ciò la Juventus vuole prendere un mediano dai piedi buoni, capace di impostare il gioco e di portare effettivamente questo livello in alto, quindi cercare di alzare anche il livello della squadra a livello proprio di verticalizzazioni, eccetera, eccetera, e poi cerchiamo una mezzala che si inserisca all'interno dell'area di rigore. La mezzala che si inserisca all'interno dell'area di rigore vuol dire un giocatore che vada a calciare a rete, che vada a fare gol, che vada comunque a mettersi all'interno dell'area di rigore, che comunque possa garantire un equilibrio a livello offensivo e difensivo. Certamente non cerchiamo uno qualunque, ma dobbiamo cercare nomi di caratura internazionale, perché se tu oggi ti limiti a cercare nomi buoni, diventi una buona squadra. Se tu cerchi nomi top, diventi un top team. È semplice, ragazzi. Ruben Neves è un buon giocatore, in mancanza di altro, secondo me è un ottimo nome. Ma attualmente la pista che porta Neves alla Juve e Arthur al Wolverhampton è fredda, perché non, nel senso, è abbastanza una pista abbastanza incerta, abbastanza, oserei dire, una vita di trattativa, diciamo, particolarmente, diciamo, un pochino in difficoltà a livello proprio di costruzione dell'affare, quindi è una vita di trattativa un po', diciamo, continua, è una vita continua, ma comunque che si riserva il diritto di ritirarsi. Quindi da questo punto di vista va bene sicuramente Neves come giocatore, ma non è lontanamente neanche il preferito comunque della dirigenza della Juventus, e non è neanche lontanamente un giocatore che la Juve si sente di trattare alla pari con Arthur, anche perché lo stesso Arthur ha detto già no al Wolverhampton. Tra l'altro, io non so quanto guadagni Ruben Neves e non so quanto siano disposti a dare là ad Arthur, perché Arthur qui guadagna 5 milioni di euro all'anno, che è l'ennesima genialata e fece paratici,
A 5 milioni di euro all'anno per Arthur all'epoca sembravano, non dico logici, ma comunque adeguati, visto che veniva dal Barcellona. È un giocatore, insomma, se ne parlava un gran bene, il nuovo centrocampista fenomeno del calcio brasiliano. Arriva alla Juventus, si parlava tantissimo di Arthur, e poi in realtà, raga, non si è parlato più di niente, perché essenzialmente sto tizio, sì, tutto quello che volete, faceva buon palleggio, ma poi si sono viste tutte le lacune di Arthur all'interno della Juve, giocatore che, se lo metti a giocare davanti alla difesa, è incapace di darti palloni lunghi in verticale. Se lo metti a giocare da mezzala, non te sa difendere, quindi non fa la fase di copertura. È un po' un enigma, inadatto totalmente al calcio italiano. Ed è una cosa che mi fa pensare, sinceramente. Cioè, non capisco come possa averlo preso Paratici, sinceramente. Io capisco che bisognava prendere Pjanic, cederlo, la situazione era golosa. Ok, ma a me l'affare Arthur sembra e è sempre sembrato più un affare economico che tecnico, nel senso mi è sembrato sempre di più un affare fatto solo per questioni economiche e non per un'esigenza tecnica. Cioè, io credo che Paratici lo sapesse che Arthur potesse non rappresentare per la Juventus un salto di qualità in mezzo al campo, ma comunque ha ignorato la situazione perché ha deciso di aiutare il bilancio. In quel momento lì comunque c'era bisogno di sto bilancio aiutato, di sto bilancio sistemato, perché c'era il Covid, un sacco di situazioni, e secondo, insomma, sicuramente non c'erano delle situazioni semplici, quindi io lo capisco anche. Però, sinceramente, l'acquisto di Arthur a me dà veramente perplessità, perché più lo vedo, perché più lo noto, perché più lo guardo e più vedo che comunque per me non è un giocatore adatto alla Juve. Fatemi sapere nei commenti.